Quasi ci siamo. Ci siamo? Siamo pronti? Stava cercando qualcuno. Siamo un'ottantina. Robe tecniche, insomma, le stanno risolvendo. Iniziamo questa serata con la preghiera come facciamo di solito e la chiediamo a Antonio Romano. Vi portate un gelato, per favore? La scenografia. Il primo che ci seguirà questa sera sarà Damiano. Suona e canta una canzone al pianoforte, giusto? Il microfono. Thank you.
Il poliziotto è uno sbirro. Ah. Andiamo avanti. Adesso abbiamo un gruppo musicale, ovviamente. Si chiamano i President Evil. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you.
alla voce, Mara alla chitarra, Damiano al piano. Grazie. Buio non viene niente.
c'è la cassa. Senti il thank you.
Sapete cosa fanno due alberi che si amano? Due alberi che si amano. Si corteggiano. Ah, porque tudo é
me passa sozinha, assim me soltasse, que quando ela passa o mundo inteirinho sente de graça e fica mais lindo por causa do amor. Só assim que
sai basi in danza, come la sicuro.
ma famiglia Caccioli. Chi è? Idraulico. Idraulico. Chi è? Idraulico. Chi è? Idraulico. Idraulico. Chi è? Idraulico. L'idraulico! Chi è? L'idraulico! L'idraulico! Chi è? L'idraulico! Chi è? L'idraulico! 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 Chi è? L'idraulico! L'idraulico! Racconto la storia del primo appuntamento tra ragazzi e ragazze. Io la racconto in romanesco, ma si potrebbe raccontare in qualsiasi dialetto: napoletano, bresciano, palermitano, palese. Allora, il primo appuntamento si fa tardi, si va a mangiare qualcosa, poi lui ovviamente cavallerescamente accompagna la ragazza, e poi tra l'altro gli piacciono pure, accompagnata, accompagna fino alla porta di casa, fino al porto di casa, e poi arriva e fa, dice, beh, io sono stato bene con te, e tu commenta, mamma, sono stato bene con io. Dice, ma senti un po', ma adesso non mi vedi a casa, ma te sei matto che mi vedi a casa. Ah, tu, non c'è nessuno, sono le due di notte, che va? No, no, ma quando ti devi da casa io? Una volta che ci conosciamo, stiamo insieme. Dai, ti prego, ma mi lasci così? E come ti tu lasci? Ma dammi magari un bacino. No, no, ma che sei matto, io sono una ragazza seria, poi pensi qualcosa di me. Ma dammi un bacino, che vuoi? Ma ci vedo, ma chi te lo sono le due di notte? Perché la storia prende un bacino, andava avanti per ore e ore. Dice, dai, dammi un bacino. Allora, proprio un bacino te lo do, ma proprio, dai, su, dai. Che bello, e mo che me lasci così, e perché poi il bacino te lo dà, e dai, dammi un altro bacino, no, no, e mi dammi a casa tua, prendiamo proprio, ma tu sei matto, ma io non ti invito, e così avanti, abbiamo fatto più di mezz'ora, questa conversazione, a un certo punto dal piano di sopra, apre la finestra, fa faccia uno tutti con i capelli ricchi, alle 20 notte, e fa, senti bello, se vuoi scendo io, ma fammi un piacere, togli la mano dal citofono. Beh. Ehi, mi ricordo, mi ricordo. Thank you.
E la mattina si sveglia dal letto tondo tondo, e con un animo tondo tondo. E poi scende le scale tonde tonde, va nella cucina tonda tonda e prepara la sua colazione tonda tonda. Poi, finita la colazione tonda tonda, si prepara tutto tondo tondo e va, esce fuori dalla casa tonda tonda, entra nella macchina tonda tonda e va al lavoro. Lui fa il meccanico tondo tondo. E un altro uomo, sempre tondo tondo, arriva con la sua macchina tonda tonda e dice: io ho un problema alla macchina. Allora il soffitto tondo tondo apre il cofano tondo tondo, guarda e dice: qui c'è qualcosa che non quadra. Pietro,